Oh, un ospedale psichiatrico. Sì, perfetto, è un cocchio di ospedale psichiatrico. Ci provo comunque. Tu qui oblitus es, nunc liberest. Vi giuro che c'è un rumore. No, 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 mi rifugio qui dentro. Psichiatrico. Ah! Porca... Salve? Non c'era sta parete. Non... Dov'è? Cosa? Cosa? No, 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 no. Quanti manichini di donna, peraltro. Tutti di donna, l'ho notato adesso. Aspetta, stammi lontano. Creatura immonda, cosa sei tu? Salve a tutti, io sono Delon Gamer e benvenuti su Left Behind. Sì, signori, un altro horror iper super realistico in cui mi caccherò sotto ma proprio una cifra. Ma io perché mi faccio convincere a fare sti giochi horror? Non potremmo davvero fare una partita solitaria di Windows? No, guardiamo il telone che si cacca sotto mentre esplora una foresta nel cuore della notte e finisce in un ospedale psichiatrico dove ovviamente c'è qualcosa all'interno. Ok, che i traumi abbiano inizio. Ah, che bello, mi dice il gioco che possiamo anche utilizzare il nostro microfono e ovviamente l'audio verrà riprodotto all'interno del gioco. Oh, bene, così posso urlare. Salve, c'è un mostro pronto a sbranarmi male la faccia o peggio. 15 gennaio 2006, hai ricevuto una chiamata da un potenziale venditore. Ha parlato a proposito di una proprietà che sembrerebbe facilmente vendibile e tu, dato che sei un agente immobiliare, hai colto l'opportunità al balzo e ti sei diretto direttamente in loco in modo tale da poter dare un'occhiata alla proprietà. Si trova in mezzo a una zona rurale. Che culo, è il proprietario è Mr. William. Sì, il gioco è in inglese, quindi cercherò di tradurre al volo se riesco, se no metterò dei sottotitoli. 26 febbraio 2006, 17:18, non potevi andare la mattina, no, al tramonto. Questo deve essere il posto che stavo cercando. C'ho il veicolo che è un po' uno scassone semiaperto, ma vabbè, dettagli. Tuttavia il cliente non mi ha detto dove si trovi esattamente l'edificio. Ma perché? Ma è la cosa più stupida della vita. Ha detto che è un edificio veramente molto speciale. Sono curioso di scoprire cosa intendesse con speciale. No, non sei curioso. Fidati che la curiosità ti passerà alla velocità della luce. Beh, non so come riescono a fare sti cocchio di horror iperrealistici. Ultimamente, grazie alla Unreal Engine 5, sti boia di indie stanno facendo dei piccoli capolavori. Beh, quantomeno sono dei capolavori grafici. Oh mio Dio, il mouse è super lento. Oh mio Dio, la grafica è anche troppo realistica. Vorrei rivedere un Ethan Carter, a buon intenditor poche parole, con una grafica iperrealistica. Mi pare che i tempi d'oro ne fecero una sorta di versione in VR, ma sapete com'è uno di quei giochi che una volta... Oddio mio, devo ricordarmi il sentierino probabilmente. Dicevo che una volta che hai giocato e hai scoperto cosa stava accadendo, perde buona parte del proprio fascino. Ok, con Shift possiamo sprintare, anche se a quanto pare sono un paziente geriatrico ottantenne. Bello, eh? Tutto molto bello, però ribadisco, no, non vai in un bosco al tramonto. Ha detto che la casa si dovrebbe trovare da queste parti. Certo, 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 certo. Fidati del cliente che è stato molto criptico. Come fai a vendere una proprietà in mezzo alla foresta? Che, voglio dire, ci vuole anche una marea di tempo a raggiungerla in auto o peggio. No, vabbè, qua non ti disturba nessuno, eh? Ammetto... Una pausa dalla vita frenetica e caotica dell'età moderna farebbe comodo, penso, a tutti. Cioè, il telone non va in ferie da 6 anni, ma insomma ci siamo capiti. Tuttavia, spero di non incontrare nessun orso o nessun animale selvaggio, dice il nostro protagonista. Oddio, in effetti è un pericolo concreto. Io ho campeggiato, effettivamente, nella... Beh, non dico nella foresta, ma insomma tendenzialmente nei campi e vicino a qualche fiume. Però erano zone dove letteralmente era più facile che ti aggredisse una trota. Dove non c'era praticamente la fauna locale. Minchia, c'è stata una volta che io e un mio amico eravamo alle medie, credo. Abbiamo preso la tenda di mio fratello. No, davvero, anche troppo realistico. E l'abbiamo portata nei campi dietro casa. Era un fine settimana, era un sabato. Sono curioso di scoprire, tuttavia, perché il venditore abbia deciso di vendere la proprietà. Dicevo, nel cuore della notte, all'improvviso, porcaccia la miseriaccia, sta cominciando a scendere sotto di nebbia. Comincia a piovere, comincia a scatenarsi un temporale e ci cacchiamo male, perché voglio dire, erano le medie. Quindi, appena la pioggia comincia a diminuire un attimino, vedi due imbecilli che hanno tolto la tenda, ma non l'hanno smontata, hanno tolto i ferri, quelli che la bloccavano, e ci siamo messi a ritrasportarla nel cuore della notte, io con la torcia in bocca e lui dietro. A cercare di ritrasportarla verso casa dei miei. È stata imbarazzante. Lasciamo stare che è meglio. E alla fine abbiamo ricampeggiato in casa. Dove poi devo andare, tuttavia? Mi sto perdendo proprio una cifra. Da quella parte
Mi sa che la strada è ostruita da un albero caduto. Beh, questo è un posto perfetto in cui sviluppare un'abitazione o altro. È molto rilassante e accogliente. Sì, non dico nulla. Il problema è che non ho memorizzato la strada, quindi potrebbe ritorcermici contro molto ma molto in fretta. Dove poi è? Cioè, devi parcheggiare 86 km più in là? A meno che tu non faccia una strada, non dico asfaltata, ma insomma ci siamo capiti. Aspetta, c'è qualcosa laggiù. La foresta è anche stranamente molto silenziosa. No, ammetto, avrei bisogno anch'io di un po' di relax. Che faccio? Do un'occhiata? Ehi, aspetta un secondo, ma sembra che qualcuno si sia accampato qui. Mi sa che non sono l'unico da queste parti. In parte alla cascatella col ponticello. Tuttavia sembra che chiunque sia stato qui se ne sia andato da un bel po' di tempo. Potrei magari rilassarmi un attimo mentre cerco quell'abitazione. Ok, fatemi dare giusto un'occhiata in modo tale da familiarizzare con l'ambiente, perché se dovrò fuggire nel cuore della notte è meglio capire dove devo andare. Oh no, dice lui, non penso che questa sia la strada giusta. Ah, mi fa malissimo la testa, non so per quale motivo. Dovrei riposarmi un attimo in quella tenda prima di continuare. Sì, beh, c'è un piccolo problema, è tutto bloccato lassù. Gioco mi dice di accendere un fuoco e dormire. Ma prenderti un antidolorifico come tutte le persone normali, no, eh? Aspetta che intanto ho raggiunto il ponticello, che ovviamente è distrutto. Cioè, se devo fuggire non è che mi faccio troppi problemi. Mi faccio un salto in lungo che, porca la miseria, ti batto il Guinness dei primati in 1,8 secondi. Allora, ritorniamo velocemente alla tenda. È tutto troppo silenzioso e fin tanto che c'è la luce del sole sono anche un ometto relativamente tranquillo. Allora, dobbiamo accendere il falò. Che faccio? Clicco E. Beh, con un semplice accendino non penso sia così semplice. Penso che la legna sia anche effettivamente un po' umida. Ottimo. E posso riposarmi nella tenda del tizio, che sicuramente non è piena zeppa di insetti come non ci fosse un domani. Provate a lasciare qualcosa del genere nella foresta. Ciccio, quanto hai dormito? Ma sia... Oh no. Oh santo cielo, ho dormito troppo. Che diavolo di ore sono? E io che ne so. Avrai un orologio, un cellulare, qualcosa? Oh mio Dio, è tanto buio. No, non posso regolare la luminosità. Oh ma dai. Oh ma porco cane. Ma dannazione, dovrei ritornare alla mia macchina. È così maledettamente scuro. Dimmi qualcosa che non so. Ok, cerchiamo di rimanere sul sentiero. Peraltro questa è la peggior torcia della vita. Ho fatto veramente un pessimo errore a dormire nella tenda di uno sconosciuto. Ah, non è quello il problema. Il problema è che hai dormito tutto il giorno, Ciccio. Oh no, troppo realistico. Ammetto, questa è una delle mie fobie. Aspetta, questo è l'altro sentiero. Io ero... Oddio. No, vi giuro. Ok, aspetta, devo capire dove andare. Aspetta, dobbiamo andare da questa parte. Forse siamo venuti da qua. Oh, la musica è anche molto ma molto inquietante. C'è il frinire dei grilli lì. Ok, non ho sentito rumori nella foresta. Dicevo, c'è il frinire dei grilli, come cocchio si chiama, che è anche assordante. È un po' spaventoso, dice lui, essere qua fuori nella foresta soli, soletti nel cuore della notte. No, ma che... Se vedo qualcosa muoversi tra le fronde degli alberi, piango. Ok, Ciccio, acceleriamo un po' il passo. Perché onestamente mi sto cacando, ma giusto un attimino. Ok, basta che rimaniamo sul sentiero. Riprenderò la mia ricerca della casa domani mattina. No! Sono andato in direzione dell'albero caduto. Cosa? Ti gufo la nonna, porca la miseria. Ok, ritorna sul sentiero. Ritorna sul maledettissimo sentiero. Ho preso la strada sbagliata. Ok, quella laggiù, la tenda. Dobbiamo andare in questa direzione. Ci sono i lupi. Cioè, in tutta Italia al massimo mi pare ci siano 3000 lupi. Col culo che mi ritrovo. Il branco più grande in Italia te lo becco io. Quell'unica volta che ho deciso, ma andiamo in campeggio. Che poi con la mia schiena c'è uno in campeggio, ma insomma ci siamo capiti. Potete notare che sono nervoso perché sto parlando a vanvera di qualunque cosa. Se esce qualcosa all'improvviso e mi sbrana una gamba, io lo sbrano anch'io. Non mi faccio problemi, dannazione. Ok, credo che questo... Porca trota maledetta. Questa te la potevi risparmiare? Dove? Oh. Il cervo di M. Proprio perché ero lungo il sentiero, se fossi stato di lato, non mi si sarebbe buggato addosso. Premi H per capire dove si trovi la tua macchina. Oh, è in quella direzione. Ok. Ho fatto scattare l'allarme. Vabbè, se continuo lungo il sentiero, dovrei poterla raggiungere. Zio B.
Billy che salto, il Bambi di merda. Weila, funzionalità molto carina e interessante. Ora i fari della macchina illuminano anche la foresta. Aspetta, dove diavolo sono finito? Questo è sicuramente il sentiero che ho percorso la prima volta, ma com'è possibile che non abbia notato questo edificio? È vero! Come hai fatto a non notare un gigantesco edificio? La macchina è anche poco di... La macchina si è spenta. Gufo! Porca miseria! Levati dalle balle! Oh no! È una vecchia proprietà abbandonata. Che sia questa effettivamente... Aspetta, cos'è? Questa è acqua? Sì, è chiaramente acqua. Au, niente! Che sia questa effettivamente la proprietà di cui mi stava parlando il venditore, dice il nostro protagonista. Possiamo ritornare alla macchina e non scoprirlo? Cioè, non mi pare il momento più adatto per visitare un ospedale psichiatrico. Sì, perfetto, è un cocchio di ospedale psichiatrico. Per inciso, left behind vuol dire lasciato indietro. Quindi, se hanno lasciato qualcuno all'interno di questo edificio, molto probabilmente lo stiamo per incontrare. Ma per mia fortuna c'è una catena. Che bucio di chiù. Le chiavi non funzionano, vero? Oh, ovviamente è chiusa chiave. Ah sì, aspetta, ho un piede di porco in macchina, dovrei andare a prenderlo. No! Mi aspettavo ci fosse qualcosa mentre mi giravo. Non devi assolutamente andare a prenderlo. Aspetta, che mi sto bloccando sulle rocce. Premi H per ritrovare la tua macchina, perfetto. Il problema... Ah, ok, ho visto adesso il ponticello. Ritorniamo sul sentiero principale. Macchina! Non potevi rimanere accesa altri 2 secondi? Ti sei spenta anche troppo rapidamente per quello che mi riguarda. Oh, zio Billy, quanto è scuro! Ciccio! Su che cocchio ti stai bloccando? Prima almeno sprintava un attimino, adesso è lento come la merda. Non dovremmo essere arrivati ormai. Macchina! Posso ripremere H? Sto premendo H. Non succede una ciola di niente. Oh mio Dio, ma dov'è la mia macchina? Giurerei di averla parcheggiata qui. Ok, ok, come l'ho detto, ritorniamo indietro all'edificio. Ciccio, deciditi! E andiamo di qui, e andiamo di là. Sei il peggior agente immobiliare che io abbia mai visto. E ne ho conosciuti parecchi. Nel periodo in cui cercavo casa, che stracocchio. Ok, ma come facciamo a entrare? O spacchiamo una finestra? Perché non ne ho la benché minima idea. Se voi avete visto qualcosa che non ho visto io, facciamo che non me lo scrivete nei commenti. E rimarrà per sempre nell'oblio, che mi pare la cosa migliore da fare. Tra l'altro è un edificio abnorme. Oh, perfetto, la catena è sparita. Ma guarda un po' che fortuna. Ora possiamo entrare liberamente? Ciccio, non ti poni alcun quesito, tu entri così. Oh, no, no, ma molto no. Ehi, questo posto sembra molto vecchio e inquietante. Tuttavia mi domando come ho fatto a passare in parte a questo edificio prima e non averlo notato. Premi F per... È stata una pessima idea. Sono stati commessi degli errori. Ok. Le porte devo aprirle io manualmente, dice gioco. Un urinatoio. Che bella cosa. Doveva essere un posto molto divertente un tempo. La prima cosa che si muove nell'oscurità. E vi giuro, io disinstallo sto gioco alla velocità della luce e concludo il video. E chi si è visto? Se visto, no, questa porta non si apre. Ehi gente, ce lo facciamo tutto a torcia spenta? Cosa potrebbe mai andare storto? Tutto. Aspettate, com'era? Devo premere Alt? Salve, c'è nessuno? Sono un coglione che è entrato dalla porta. Non funziona. Perché non funziona? Mostalvino, ho premuto Alt ma non ha funzionato. Si vede che non ha registrato il mio microfono, l'imbecille di gioco. Ah, che bella cosa. Ho preso il microfono sbagliato. Che spavento, che era solo un manichino. Lon era solo uno stracocchio di manichino. Ok, ci sono altri manichini. Perché ci sono dei manichini in un ospedale psichiatrico? Voglio dire, ci sono già abbastanza cose inquietanti, tipo i pazienti, lo staff medico, qualunque altra cosa. Ok, questo è l'ufficio informazioni. Buon salve. C'è una chiave lì sopra. Vediamo se posso aprire la porta. E... Ok, ah sì sì, ok, si può aprire. Ok, 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 ora ho capito come funziona la meccanica. Buon Salvino. Mi sono completamente perso. Io mi rifugio qua dentro. Mi metto qua sotto a dormire. Non ti vede nessuno, porca la miseria. Ci sono farmaci. Un registro delle medicine. Non riesco a capire cosa ci sia scritto. Ma vabbè, dettagli. Prendi le chiavi. Prendi quelle chiavi di M. Ok, non ho validi motivi per restare qua dentro. Ciccio, poi perché sei entrato nell'edificio, ok? Che virtualmente sei più al sicuro qua piuttosto che fuori con i lupi e via dicendo. A meno che non ci sia una finestra rotta, gli animali potrebbero entrare. Però è un ospedale psichiatrico. Aspetta, ci sono delle catene anche qui e non possiamo passare. Dicevo, è un ospedale psichiatrico, quindi dovrebbe avere le sbarre alle finestre. No, questa non si apre, dannazione. Ok, le altre scale sono bloccate.
Zio Billy, sì, sto premendo shift, ragazzi. Salve! C'è nessuno, dice lui? Speriamo di non scoprirlo? Dico io? Oh, zio Billy. Cos'è sto schifo? Sì, questo posto è abbandonato almeno da una quarantina di anni. Ovviamente non c'è nessuno. Cosa diavolo sto pensando? Dice il nostro protagonista. Lasciamo stare che è meglio. Qui dietro potrebbero nascondersi cose, persone e... lasciamo stare che è meglio. Ok, proviamo ad aprire le varie porte. La luce non funziona. Se si scarica la torcia, è un Alt F4, gente. È un Alt F4. No, anche questa non funziona. Garantito. Ah no, era una macchia sul muro, ma porca la miseria. Il bagno, che bella cosa. Vediamo se il bagno si apre. La porta è chiusa. Aspetta, non ha mai detto la porta è chiusa prima d'ora. Mi sa che dobbiamo ritornare di sotto. Scusate. È mattina presto per me, quindi mi si deve ancora scaldare la voce e tutte cose. Certo, fare un'aurora a inizio giornata non è l'idea migliore che io abbia mai avuto, perché rovini la voce se ti metti a urlare. E lo sappiamo che per adesso il gioco è tranquillo, non ti vuole far cagare sotto fin dall'inizio. No, ammetto che il cervo non me l'aspettavo. Mi ha veramente preso alla sprovvista. Ciccio però davvero cammina un po' più rapidamente. Ok, ora che abbiamo le chiavi, spero che questa chiave funzioni. No, 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 io spero che nulla funzioni. Aspettiamo l'alba e leviamoci dalle balle. Però che fine ha fatto la macchina? E questo che non ha senso. In questi giochi di solito ogni volta che compi un'azione potrebbe essere cambiato qualcosa all'interno della mappa. E il problema è che non lo sai. No, non lo sai. Il problema forse è quando te ne accorgi. Posso prendere un po' di 2,20? Sti cavi che scendono dal soffitto mi... Immaginate che guardo sul soffitto e vedo uno che mi sta osservando. Sto cominciando anche a balbettare. Giusto un attimino. Ok. Apri. Apri di più e che stracocchio. Ora gentilmente richiudi. Non posso richiudere la porta, che fortuna. Oh! Ok, questo è uno di quei bagni. Leggi la nota. No, non leggo la nota. C'è un contatore elettrico. Dimmi che posso farlo ripartire. No, mi sa che non ci posso neanche arrivare. No, in effetti no, è una gran fregatura. So che ai tempi d'oro facevano fare una sorta di terapia del caldo e del vapore, non so come si chiamasse, ai pazienti psichiatrici. Quindi li mettevano in queste vasche, beh non proprio queste, erano delle vasche più quadrate. E sopra c'era una sorta di telo, ti permetteva di far uscire solo la testa. E serviva, c'è una sega, a far rilassare il paziente, credo, e tutte cose. Ok. Fai luccicare la candela nell'ombra vicina. Le luci sono sparite e l'oscurità è visibile, diciamo. Nell'abbraccio dell'angolo i segreti si scoprono. Di le parole, lascia che la fiaba venga raccontata. Tu qui oblitus es, nunc liber est. Tu che sei stato dimenticato, ora sei libero. Ragazzi, non faccio latino da una vita, quindi portate pazienza. Ci provo comunque. Tu qui oblitus est, nunc liber est. Tu qui oblitus est, nunc liber est. Tu qui oblitus est, nunc liber est. Ok, ovviamente non sento il mio microfono. Quindi diciamo che non sarà accaduto nulla, molto probabilmente. Mi stupisco che ci sia ancora dell'acqua dopo tutto questo tempo. Ok, c'era un valido motivo per entrare. Faccio torno di sotto, perché la nota l'ho letta. Ah, aspetta, parlava di luce. Quindi dobbiamo probabilmente accendere la candela. Perché lo stai facendo? Cioè, ok, un po' più di luce non mi farebbe schifo, in effetti. I rumori sono stranamente inquietanti. Cioè, per adesso non è successo nulla a parte il cervo. Allora, c'era un accendino, l'ho visto. Ah, eccolo qua. Quando sono arrivato, prendi l'accendino. Quanto odio aver sempre ragione. Dice, spero che l'accendino abbia del carburante all'interno. Io no, io spero di poter... Anzi, io darei fuoco all'intero posto. Cioè, prendo un po' di materassi, li butto in un angolo e gli do fuoco con... Ho sentito qualcosa nell'oscurità, non vi dico cazzate, gente. C'era niente, è tutto nella mia testa. È tutto nella mia stupidissima testa. Ma non potevo davvero giocare, non lo so, al solitario di Windows. No. Ok, accendi quella maledettissima candela. Posto? Vai. Accendino. Oh! Molto ma molto meno inquietante. E quindi ora cosa devo fare? Ok, facciamo finta di averla riletta di nuovo. Tu qui bla bla bla, tu qui bla bla bla, tu qui bla bla bla. Ah, posto? Che? Cosa? No. Sento rumori brutti. La possiamo richiudere sta porta di M? Chiudi. Oh! Oh!
Mi sento molto più al sicuro adesso. Oh merda, oh merda. No, no, no. Oh, wow, 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 che sta succedendo alla luce? Il microfono non l'hai preso, non vale, non vale. E cosa dovrebbe accadere adesso? Ah, questo è noioso, dovrei andare a casa. Cosa vuol dire questo è noioso, dovrei andare a casa? Oh, porca la miseria. La porta si apre solo verso l'interno, aspettate. Salve? C'è qualcuno pronto? Ehi, 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 ehi. Ok, Lorino, calmo. Ti stai nervosendo per nulla? Cos'era sto rumore? Salve? C'è nessuno? Va anche bene se non c'è nessuno, anzi va anche molto molto meglio. Salve? No, è tutto stranamente tranquillo. Cos'era sto rumore che ho sentita? Che stracocchio. Che faccio? Torno indietro? Vado verso l'uscita? Ci accontentiamo di questa meravigliosa visita alla proprietà? Oh, ok, non ho memorizzato la disposizione degli oggetti. Prima o poi troverò qualcosa che compare all'improvviso, lo sappiamo tutti. Ho capito che è il 2006 e non avevamo le torce molto luminose. Soprattutto non le avevamo quelle dei cellulari, che adesso fanno un pochettino più di luce. Cos'era sto click? Perché il resto delle porte credo che siano tutte chiuse. Sì, questa è chiusa e... anche questa è chiusa, ma dannazione! Oh! Oh! La porta è sbarrata? La porta non era sbarrata quando siamo entrati? Ehi, ehi, chi ha fatto tutto ciò? Salve? Questo scherzo non è divertente, davvero. Davvero, non è divertente. Ma va, ma va. Ok, proviamo a vedere se si è aperto qualcosa nel frattempo. Questo è l'ufficio del direttore. Direttore? Scusi? Uno dei suoi pazienti mi sta perculando di brutto? Vorrei sporgere formale denuncia? Niente, ritorniamo di sopra a sto punto. Io mi... cosa? Cosa? Salve? Salve? No, non ti salvizzo più. Non ti salvizzo più. Ma proprio per nulla? Ok, non so se il rumore provenisse dall'alto o dal basso. Vi giuro che c'è un rumore. No, no, no. Mi rifugio qui dentro. No, no, ne voglio sapere niente. C'è un brutto rumore che sta provenendo dal basso nel mio caso, dalle mutande, da dietro. A buon intenditor poche parole. Aio, sta torcia mi sta inquietando. Salve? Possiamo risolverla pacificamente? Ok, mi sembra tutto normale, quindi vediamo di ritornare di sotto. Ah, porca la miseria! Manichino di M! Vabbè, chi ha messo i manichini qua? No! Qualcuno sa della mia leggerissima fobia per i manichini? Ok, davvero, sfonda una finestra e vattene di qua. Non ne voglio sapere nulla, questa è l'ultima volta che passo una notte in un ospedale psichiatrico. Ah, porca... salve, buongiorno. Oh, lei è vero, lei non è un manichino. Allora... per dovere di cronaca, non volevo neanche entrare qui, è praticamente casa sua, mi perdoni, ho chiesto c'è nessuno e tutte cose? Volemo se bene? Salve signore, come... ma porca la miseria! Ok, dove è andato? Ah, l'ufficio del direttore è aperto adesso, che culo! Trattengo sento l'emozione, dov'è la porta? È proprio sparita la porta! Ah no, è caduta, scusate, non l'avevo vista, perdonatemi, ma la luce è molto bassa. Ok, vediamo se troviamo qualche registro dei pazienti. Abbiamo tratto le tenaglie. Possiamo aprire la porta qui a lato. Che bucio! Possiamo anche evitare, onestamente. Oh, peggiore delle ipotesi, se ritrovo il tizio, si piglia una tenagliata sulle gengive. Che meta basta? Abbiamo trovato una nota. Non voglio fare tutto ciò, ma penso di non avere altra scelta. Sembra la cosa giusta da fare, quantomeno per me. Spero di aver preso la decisione giusta. Oh, signore, ti prego, aiutami. Cosa avete fatto? Direttore, cosa ha combinato? Ha fatto cose brutte ai pazienti? Aspetta. Dov'è l'altra metà dell'ospedale psichiatrico? Non sono scemo. Ma manca l'altra metà. Cioè, dove... non c'era sta parete. Non... dov'è? Ma cos'è sta truffa? C'era... no, vabbè, non sono scemo. Oh, no. No, no. Aiutatemi a dire no. Ok, ho messo il telefono in silenzioso perché se vibra faccio un salto incredibile e mi jumpscherò da solo. Possiamo aprire la porta? Ok, apriti sesamo. Buongiorno. Ok, reparto numero 6. Cella delle punizioni. Occhio, fortuna. Andiamo nel punto più divertente dell'ospedale psichiatrico. È chiuso, meglio così. Ho davvero paura che ogni volta che mi giro mi trovo una faccia di qualcuno che mi fa ciao, sono venuto a piantartelo in quel posto. Entra nella stanza. Ah, è una schermata di caricamento stavolta, ok.
Quindi stiamo passando a un'altra mappa molto probabilmente. Buon Salvino. Ok, qua ci dormivano un sacco di pazienti. Oh, un trapano a mano. Cosa? Cosa? Stati buono e non rompere le balle. Ho sentito un brutto rumore nell'oscurità. Ciccio, prendi un oggetto con cui difenderti. C'è una maremma mannaia. Prendi la maremma mannaia. È pieno tempo di oggetti qui. Di poterti chiaramente... Oddio, si spunta una mano da sotto il letto. No, no, no. Alt F4 is the way. Ah, stavo cercando delle chiavi. Ovviamente, stavo Ok. Ho sentito i rumori sparire per un secondo. Mi sono cacato. Stavo cercando delle chiavi. Ok, per cosa... Prendi quella mannaia. Per cosa mi servono le chiavi? Buon Salvino? C'è... Vabbè, era aperto lì prima. Ah no, aspetta, io venivo da lì. Però, quella era chiusa. E la stanza delle punizioni ed era molto, molto chiusa. Ah, buon salve? Buon Salvino? C'è nessuno? Cosa? Cosa? No, 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 no. Cos'è quel coso? Ma porca la miseria! Ma porca la miseria, sprinta via, idiota! Corri! Corri, che ce l'ho dietro! Ah, mi sono bloccato! Mi sono bloccato! Ma porco canaglia! Non mi giro nemmeno, non mi giro nemmeno, non mi giro nemmeno. Che sta accadendo, che sta accadendo, che sta accadendo? Corri, 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 corri. Perché sprinti così lentamente, imbecille? Ero tanto dietro, sento che mi rutta nelle orecchie. Non mi rutti nelle orecchie. Almeno mi inviti a cena fuori prima. Corri, 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 dove devo rifugiarmi? Dove devo rifugiarmi? Dove devo rifugiarmi? Dove devo rifugiarmi? Ma dove vado? Ah! Sei un pezzente, sei un pezzente, sei un pezzente, sei un super mega pezzente. Cosa diavolo è appena successo? Dov'è la mia torcia? Dov'è la mia torcia? Ok. Ok, non so cosa fosse, non lo voglio sapere, direi che è il paziente psichiatrico. Prendi la candela, sì, e dice buonasera. Porca la miseria. Si vede una ciola di niente. Buon Salvino. Oh no. E vabbè, ragazzi, come si prevede che io mi faccia luce con sta roba? Porca miseriaccia. Cos'è, un pene? Non lo so nemmeno io. È la vastità del beep che me ne frega. Dove siamo? Sono super mega perso. Buon salve. Siamo in una nuova area dell'ospedale psichiatrico, mi sa. No, non posso aumentare la luminosità, figlioli. Caboiazza, se è buio. Ah, ok, è il sotto delle scale. Credo che l'unica possibilità che abbiamo sia andare al piano di sopra. Posso riavere la mia torcia di M? Zio Billy, che inquietudine. Cos'è? Oh, i manichini. Oh, tanti manichini. Uno sfacello di manichini. Oh no. Uno di voi molto probabilmente si... no, non vedo niente, ragazzi, vi giuro. Non vedo uno stracocchio di nulla. Cosa? Cosa? Beh, credevo si stesse girando la testa e mi sono cacato. Come si prevede che io mi muova in sto modo? Buongiorno. C'è nessuno? Non so neanche se sto andando in direzione corretta. Quanti manichini di donna, peraltro. Tutti di donna, l'ho notato adesso. C'avevo carenza di patata. Beh, no, no, pensavo mi si fosse mosso. Vi giuro sto... No, non si stanno muovendo. Dicevo, mi sto cacando più di quanto vorrei. No, chirurgia, no. Dimmi che la porta di chirurgia non si apre. Ovviamente la porta di chirurgia si apre. Chissà perché mi stupisco. Buon salve, bel culo. Oddio mio. Prendi un bisturi. Non dico usalo su di te, insomma, ma ci siamo capiti. Un'arma per difendermi, come ho detto più volte, non mi farebbe schifo. Pillole. Guarda, guarda strumenti che ci sono. Li puoi utilizzare contro il signore. No, c'è una nota bella, bella, bella lunga. Voglio porre fine a tutto ciò, ho perso tutto. Non ho niente o nessuno che mi restino. Tutti e qualunque cosa ormai è tutto sparito, a quanto pare. Dipende tutto da me, per cui potrebbe essere la fine, forse è veramente la fine. Aspetta, c'è qualcuno che sta parlando là fuori. Dice, questa è la proprietà di cui mi ha parlato il venditore. Vabbè, non è quello che ho detto io. E il nostro protagonista dice, aspetta, c'è qualcuno là fuori? Devo chiedere aiuto. Aspetta e spera. Perché ha detto la stessa cosa che ho detto io prima, però? Non vedo nulla. Perché non mi fate aumentare la luminosità? Uè, che spavento. Salve, signore? Scusi, aspetti. Salve, c'è nessuno? Dice il tizio di sotto. Signore, signore, sono qua sopra, mi sente? Miseria ladra, a malapena riesco a vedere dove sto andando. Salve! Ok, dovrebbe esserci le scale qua a sinistra. È supremamente buio. Miseria ladra. Signore? Cosa? Cosa? Sta arrivando di nuovo! Aspetta! Aspetta, stammi lontano!
Creatura immonda, cosa sei tu? Ma non sembri neanche vivo. Corri, 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 corri. Oh, oddio, oh mio Dio. Manichini di M. Ma porco canaglia. Devo ritornare nella stanza di chirurgia? Forse posso prendere qualcosa con cui difendermi. Dove sto andando? Aiuto, aiuto. Vabbè, dov'è la porta? Sono bloccato, sono bloccato. Cerco di muovermi. Signore, signore, salve. La risolviamo pacificamente, la risolviamo pacificamente. Ma Ronnie, quando sei brutta. E niente, mi ha palpeggiato male nell'intimo. Cosa diavolo sta succedendo? Dice il nostro protagonista. Me lo sto domandando anche da un bel po' di tempo. Ah no, pensavo fosse una nota da leggere. Dove poi sono finito questa volta? Oh, è la sala delle torture? Beh, chiamiamola delle punizioni più che altro. No, 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 è proprio una sala delle torture. E qui dove facevano l'elettroshock? Però non si vede niente con sta candela. Gioco, mi hai fatto cacare anche troppo fino adesso. Ma stiamo scherzando? Cos'è sta specie di nicchia? Mi fa cagare di più sta nicchia, che non capisco perché l'abbiano realizzata, ma vabbè, dettagli. Ok. Oh, il tizio con la torcia. Signore con la torcia. Aspetta un attimo. Non è che quello sono io? Come faccio allora a essere anche il mostro? Quello sono chiaramente io, questa è la sala delle torture, io sto per uscire. E lo dobbiamo inseguire, vero? Salve! Segui lo sconosciuto. Ma sono io! Signor io! Cosa c'è? Un'anomalia spazio-temporale? Ah, che cos'è quel coso? Dice lo sconosciuto. Ma sono chiaramente io! Aspetti, aspetti, non corra via! Aspetta un minuto, ma quello sono io? Com'è possibile? È quello che si stanno domandando tutti in sala, effettivamente. Ok, ma come ho fatto a spaventarlo dall'altra parte? È un dubbio. Però sono lentissimo. Zio Billy, sono uber lento, ma vabbè, dettagli. Dove poi sto andando? Da qui. Che boia era quello? Ma perché mi dovete jumpscare? Ma che ho fatto? Non cominciamo bene la giornata. Cioè, avrò mal di gola tutto il giorno adesso. Dove mi trovo? Cosa cavolo sta accadendo? Non lo so, ciccio. Ho paura anch'io di che. Non vedo niente. Buon. È tipo super buio. Ah, wow, ok, ok, ok. Siamo nella foresta di nuovo. Senza torcia, senza luce. C'è solo la luce della macchina là in fondo. Facciamo che non mi giro. Disse lui girandosi. Ok, 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 facciamo che andiamo verso la luce. Mi pare la soluzione migliore. È un po' biblico il tutto, ma non capisco cosa stia accadendo. Secondo me probabilmente siamo ancora che dormiamo nella tenda e stiamo avendo un incubo. La butto là. Corri, corri verso la luce. Dei movimenti strani nella foresta, però. Potrebbero essere solo dei riflessi, vero? Sono dei riflessi. Cos'è? Cos'è? Non riesco a capirlo. Sembra tipo una torcia. Si sembrano delle torce che si muovono. Dietro di me non c'è nulla e nessuno. Finalmente una buona notizia. Cosa sta accadendo? Non lo so. Non lo sapremo mai. Meglio così. Che belli i dubbi, voglio dire. Ogni tanto la verità è meglio non conoscerla, beata ignoranza. Di solito gli stupidi sono quelli più contenti al mondo, quindi. Ah, la luce di Nostra Signora. Gioco, sei stato super buio nell'ultima mezz'ora? Spararmi 8000 watt in faccia non è la cosa migliore del mondo. Che succede? Il dottore mi ha informato che a quanto pare avevo abusato, avevo preso troppe pillole per dormire. All'anima? Sono andato in overdose per errore, praticamente. Non so cosa farò adesso. I miei genitori sono morti in un incidente d'auto. E cosa c'entra? Vabbè, quindi era davvero tutto nella nostra testa, molto probabilmente. Ho perso il mio lavoro perché non riuscivo a concentrarmi sul lavoro dopo che i miei genitori sono morti all'improvviso. E mi dispiace. E che stracocchio, ho avuto gli incubi quelli brutti. Ma non è colpa mia, solo non riesco ad accettare che se ne siano andati per sempre. Non ci voglio neanche pensare quando i miei spireranno inevitabilmente per... Perché sono anziani, porca la miseria. E alla fine mi ha lasciato anche mia moglie perché non avevo più i soldi per supportare la famiglia. Minchia, la moglie dell'anno ti ha risposato proprio, eh. La famiglia quindi vuol dire che hai pure dei figli, probabilmente. Storia tristissima alla fine, porca miseria. Mi mancano così tanto. La mia piccola bambina, il suo sorriso, il suo abbraccio. Mi manca tutto di lei. Ma no. Ti rimangono sempre gli incubi e l'ospedale psichiatrico. Chissà perché ha sognato quella roba lì, tuttavia. Ma dimmi te, ha abusato di pillole per cercare di dormire? Ma povero signore, ma povero protagonista, avanti. Venga qua che le do io un bel abbraccio, le do gli abbracci della Mulino Bianco. Vorrei tanto poterli vedere ancora una volta un giorno. Spero di poter riunirmi a loro prima o poi. Vabbè, ma sta parlando dei propri genitori o della propria famiglia? Perché nel secondo caso vuol dire che si potrebbe suicidare nel secondo...
Nel primo invece, voi insomma avete capito. La vita è difficile, la vita non è giusta, ma è ancora più dura. Anzi, è ancora più difficile quando non hai nessuno o nulla che ti rimane. Ah, davvero è diventata una storia super triste, eh? Sii grato per ciò che hai quest'oggi. I porchi? No, guardi, di porchi ne ho anche troppi, onestamente. Non riesco tuttavia ad accettare il fatto che io sia stato left behind, lasciato indietro. Oh, ok. C'era anche una sorta di morale? Ok. Ora sappiamo cosa ha fatto nella foresta. Ok. Probabilmente l'incubo che ha avuto era derivante dagli ultimi istanti di vita mentre perivamo per quel piccolo incidente con la corda, l'albero e tutte cose. In realtà voleva fare un'altalena, ma non era molto bravo e... Vabbè, oh ragazzi, non è che siamo qua tutti a fare i MacGyver. Ok, gioco molto più legitto e spaventoso del previsto. Bastardo, tieni premuto Enter per skippare i titoli di coda. Tu premi Enter e non succede nulla. Era tutta una trappola fin dall'inizio. Per essere un gioco sviluppato, credo ancora una volta... Ah, era Unity? Pensavo fosse onestamente una Unreal Engine, che come ho detto ultimamente vanno di moda, ma anche Unity ha fatto dei passi da gigante. Ed era il motore del 2021, anche quello abbastanza vecchiotto. So che Unity ha migliorato molto il rendering delle luci e degli effetti. Beh, l'Unreal Engine avete visto con alcuni giochi che abbiamo portato, che wow! Cioè, ottimizzato a merda l'Unreal Engine, però sta dando veramente delle grandi soddisfazioni. Signori, ci siamo cagati in mano abbastanza? Un buon inizio di domenica mattina, porca miseria, già non ho chiuso occhio stanotte, ho un mal di denti assurdo. Credo sia da stress, questa mattina invece sto molto meglio. E infatti mi sono detto, ma perché non mi cacco in mano a sufficienza? Ho skippato gioco, ma... Vabbè gente, si rimane con sta schermata nera con chitto enter skip in basso. Figlioli, per questo terrificante episodio allora è tutto. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace o vi abbandono nella foresta. E noi ci vedremo in un ospedale psichiatrico. Ciao ciao!